un pannello del CESVOB, che sarebbe il centro servizi per il volontariato, realizzato dall'associazione Maestri Carraioli, ricordando che Solopaga ha partecipato alla festa, la sesta festa del volontariato che si è tenuta a Frasso Telesino, ha partecipato sia la Provoco che l'associazione Maestri Carraioli proprio a questa festa del volontariato, oltre alla Misericordia di Solopaga. Adesso c'è un altro gruppo folk, il gruppo folk